Rai, per Mediaset, e ha pubblicato tantissimo. Ricordo soltanto l'ultimo, Punto Zero, Il crepuscolo dei barbari. Alberto Bruzzese, a te la parola, grazie. Bene, grazie dell'accoglienza. Altre volte mi è capitato di essere qui in occasioni come queste, quindi sono contento e aggiungo i miei ringraziamenti e i ringraziamenti che ci stiamo facendo tutti. E cominciamo dal titolo. Amendola molto, molto carinamente ha supplito, ha fatto supplenza della mia pigrizia, di tante cose, del mio malumore, insomma, eccetera, mettendo lui il titolo, che in effetti è una buona sintesi di quello che più o meno si può pensare io dica di Edgar Allan Poe. Sicuramente è quello che io ho detto. E il primo problema che mi si è presentato quando mi è stato chiesto di partecipare a questo interessante convegno era: ma io che ho da dire? Perché insomma mi sembravo e mi sembro spremuto, diciamo, in quegli anni, no? Lavorando su Poe. Quindi poi quando mi sono... la cosa notevole, vi faccio partecipi di una felicità che voi non potete capire, che è quella che ho scritto l'intervento, così non sono poi ossessionato da doverlo scrivere dopo, sì, perché è una gran cosa. Quindi è scritto, dovevo scriverlo, quindi dovevo mettere un titolo. E dopo il titolo che mi ha messo a Vendola, ho avuto un momento di smarrimento. Allora, il titolo di fatto qui sul testo è senza titolo. Poi però, insomma, mi sono messo a pensare quali potrebbero essere i titoli da dare al mio intervento, e a cui mi è dato un tempo notevole, che spero anzi di, come dire, di risparmiarmi nella sua interezza. Spero di essere più breve di un'ora, così recuperiamo un poco nella giornata. Tra i titoli che mi sono venuti in mente per dare un nome a ciò che vi leggerò, ne ho due che prediligo. Uno si riferisce direttamente a Poe, al Poe filosofo, anzi sociologo dell'immaginario, giustamente è stato sottolineato questo aspetto. Oggi diremmo mediologo, sapete che alcuni di noi sono molto affezionati a questa definizione, no? In qualche modo non tanto correttiva e sostitutiva, ma proprio alternativa a quella di sociologo. E la frase, appunto, che anche qui sono stato preceduto da Pendenza, c'è una frase che potrebbe fare da titolo a questo mio intervento, è Es lasst sich nicht lesen, cioè non è trasparente, non è visibile, che è appunto la frase con cui inizia L'uomo della folla e si conclude L'uomo della folla, che apre e chiude L'uomo della folla. L'altro titolo si riferisce al Poe del grottesco, all'uso che fece della caricatura come eccedenza del pensiero simbolico sulle figure del tempo presente, del tempo contemporaneo. Noi usiamo la parola caricatura in genere distrattamente, mentre invece richiamerei l'attenzione sul fatto che la caricatura è proprio caricare, è mettere sotto carico, è un esercizio di potenza, diciamo, sulle parole e sulle immagini. E allora mi è venuto in mente un miscuglio di sollecitazioni, partendo dalle tante letture che si possono fare di Poe, e quindi il titolo potrebbe essere, non mi soddisfa molto ancora, però qualcosa sì, Sovrani della peste e Anime in fricassea. Chi appunto ha frequentato Poe, no, ha presente questa cosa dell'anima in fricassea, c'è in uno dei grotteschi di Poe, e si sa quanto peste, sovrano, eccetera, no, si leghi a molto immaginario di Edgar Allan Poe. Ecco, questo titolo, Sovrani della peste, anime in fricassea, mi pare che dica bene la situazione di decomposizione della sovranità e dei corpi in cui si trova il genere umano. La decomposizione della pancia pantagruelica del Leviatano. Come cercherò di dire tra poco, iniziando davvero la mia relazione, dedicata non tanto a ricordare Poe, ma a domandarsi come sia stato possibile ridurre a istituzione letteraria autori come Edgar Allan Poe, è bene ricordare lo scenario in cui si colloca l'autore della filosofia della composizione, e a cui si riferisce la nostra scelta di celebrarlo qui e ora. Qui, una sede universitaria, ed ora, all'alba, in verità un'alba già di lunga durata, dalla lunga durata, di una crisi
crisi estrema della civiltà che abitiamo e di cui viviamo la rivelazione ultima, l'Apocalisse. Chi un po' mi conosce sa che io ho sempre usato termini molto apocalittici, insomma. Ho sempre amato molto l'immaginario catastrofico, ho frequentato autori che sollecitavano a pensare in modo catastrofico il mondo, ma sicuramente, e questo un po' apparirà adesso da quanto dirò dopo, questo era anche dettato da una questione mia di gusto, da un fascino per questi autori, poi naturalmente ha occupato un posto centrale in questo, ma confessiamolo, forse anche un po' un vezzo. Cioè, ho scritto della catastrofe nell'immaginario ottocentesco e poi nell'immaginario cinematografico, eccetera, così, per amore, ma poi non interamente devastato da quello che di fatto, no, fosse il mondo, non pressato dall'idea che questo catastrofico non lo trovavo nel testo, ma ce l'avevo intorno e c'ero immerso. Evidentemente invecchiando, insomma, cambiano, forse sono cambiate anche cose, sono invecchiato io, ma è invecchiato anche il mondo, e quindi adesso questo rapporto si è ribaltato, non parto da Poe per lavorare sul catastrofico, parto semmai dal catastrofico per lavorare su Poe, che è anche un'idea, no, che è emersa a un certo punto, mi sembra che in qualche modo De Luca abbia colto questo rovesciamento che ci può essere nel rapporto con un autore. Ripercorro dunque in sintesi il passaggio d'epoca in cui si colloca il nostro autore. Lo faccio sulla scorta delle prime splendide pagine di uno splendido libro scritto più di mezzo secolo fa da Leslie Fiedler, Amore e morte nel romanzo americano. La traccia da tenere in mente è questa: l'industria culturale di massa ha bisogno di una lettura sempre più vasta. Sto riferendomi al momento in cui appunto appaiono autori come l'industria culturale di massa ha bisogno di una lettura sempre più vasta, dunque di un pubblico che faccia massa delle differenze sociali di ceto, genere, cultura, intelligenza, memoria. Una spinta inesausta verso la potenza di una sorta di minimo comune denominatore dell'immaginazione collettiva. Minimo comune denominatore. Mi piace crederlo, anche non particolarmente esperto, diciamo, in questa materia, che però è questo minimo comune denominatore sia in qualche modo nell'alba, all'alba dell'algoritmo su cui si basa la comunicazione oggi. Mi piace crederlo almeno questo rapporto. Una discesa, il termine appropriato per i suoi tanti rimandi allegorici, comunque ricordate quella nei vortici del Maelstrom e il commento che ne ha fatto McLuhan. No? Cioè, quindi è una discesa, questa è la dimensione complessiva. Questa immediatamente ci porta a un racconto fondamentale di McLuhan, di Poe, e per alcuni di voi, penso e spero, immediatamente viene in mente una pagina di McLuhan che al Maelstrom fa riferimento. Una discesa che rovescia i parametri valoriali con cui la società misura l'alto e il basso. Non vale, non produce valore il movimento dal basso verso l'alto, ma quello dall'alto sempre più verso il basso, non verso ciò che sovrasta il mondo, ma verso ciò che gli soggiace, su ciò che è al di sotto della superficie, non il linguaggio del suolo, del territorio edificato alla luce del giorno, ma i regimi notturni del sottosuolo. È un po' un giochino, i compiti a casa potrebbero essere quelli di vedere che citazioni ci sono in tutte queste frasi. Detto in altro modo, la logica di sviluppo del consumo di massa della letteratura preme verso una progressiva interiorizzazione della lettura, ad una progressiva penetrazione del testo dentro le emozioni della persona. Lo scrittore di mercato ha bisogno di toccare gli archetipi della persona, gli archetipi antropologico-culturali custoditi dalla persona. Ne ha bisogno per sopravvivere materialmente nella vita comune, per sopravvivere alla caduta storica del suo status sociale. A questo proposito, si veda il carteggio di Poe è uno dei carteggi più strazianti, diciamo, che ci siano, anche perché uno si aspetta tante cose, poi invece non è che ci sia moltissimo, ma c'è appunto
di continuo l'idea che la sua stessa necessità di sopravvivenza fosse legata a divenire autore di successo. È uno dei, proprio dei nuclei costanti di quelle lettere. Lo scrittore di consumo si incarica dunque di rappresentare il mondo, descriverlo alla persona, rileggerlo alla persona e riscriverlo per la persona. Quanto più vuole penetrare in profondità dentro alla persona, tanto più deve trovare la materia oscura che lega insieme soggetti sociali diversi. È qui che inizia, si definisce lo scarto tra immaginario della fiction e immaginario sociale, sapere delle istituzioni, informazione, opinione pubblica. A differenza della fiction, la strumentalità dell'immaginario sociale, socialmente trasparente, deve invece tenere conto delle differenze tra gruppi e individui di diversa cultura per poterne governare i conflitti di interesse. Si tratta di due mondi distinti, dunque, separati per quanto complici tra loro. Il mondo del consumo sceneggia la soddisfazione, sempre di nuovo insoddisfazione del desiderio in quanto volontà di potenza spinta al di là dei bisogni e delle loro ragioni. Desiderio, eccesso, sconfinamento, delirio, quindi incommensurabilità dell'infinito, dimensione siderale ficcata nella carne della persona individuata e assoggettata dalla ratio del sistema in cui è ospitata e inscritta. Qui, nella destrutturazione delle strutture narrative della società, destrutturazione necessaria a toccare la materia sensibile della persona, si compie il progressivo rovesciamento di quell'intreccio opportunista tra sermone e divertimento che Fiedler ha saputo vedere nel romanzo realista scaturito dall'etica protestante della prima operosa borghesia anti-aristocratica. Nell'orientarsi in direzione diversa dal realismo, al fine di raggiungere la persona in quanto pubblico potenzialmente sempre più vasto, si avvia un rapido mutamento del rapporto tra sermone e divertimento, regola e eccezione, bene e male. Un mutamento che, lasciando il divertimento alla commedia umana della socializzazione, obbliga il sermone a farsi materia di una netta diversione dal mondo sociale. Un divergere in altro piano simbolico, un piano inclinato verso un'anima tanto profonda da mescolarsi con gli istinti libidici della carne. Sembrano ancora sermoni, ma si tratta di fantasmagorie in cui la morte e la paura giocano un ruolo in tutto diverso e si fanno piacere. Conosciamo questo passaggio nella storia dell'immagine. È la rivelazione di ciò che si nasconde dietro la maschera della tragedia greca, il mito, la persona che parla attraverso l'apparente uniformità della sua maschera. Per inciso direi, ricorderei, questa è una notazione che fu di Baudelaire a un certo punto, ci sono un paio di notazioni di Baudelaire che tornerebbero utili, bisognerebbe integrare in quello che sto tentando di dire. Uno è su che cos'è la cultura americana, cos'è l'America che partorisce Poe, e l'altro appunto è questa idea, diciamo, dell'autore come maschera di qualcosa che ha a che vedere con il piacere, ma contemporaneamente non scrive mai il piacere. Se ci pensate a tutti i racconti, se voi siete appassionati lettori come spero di Poe, vi ricorderete che le situazioni, quelle che noi definiremmo erotiche, non ci sono. Ci sono delle dimensioni nella poesia che possono rientrare nell'erotismo, ma dove in un certo senso l'erotismo si esprime esattamente come abbandono della carne e non immersione nella carne. L'immersione nella carne poi avviene attraverso diversi strumenti, non quello che noi oggi potremmo chiamare la pornografia. Non c'è pornografia in Poe. Per quanto invece riguarda la Baudelaire che individua qual è il territorio su cui nasce Poe, ci sono due passi essenziali in cui uno dice come deve essere difficile pensare e scrivere tranquillamente in un paese dove vi sono migliaia di sovrani, in un paese, l'America,
in un paese senza una vera e propria capitale e senza un'aristocrazia. Allora vedrete i suoi occhi dilatarsi e scagliare lampi, mentre la bava del patriottismo ferito gli sale alle labbra, e per bocca sua l'America tutta insultare la vecchia madre Europa e la filosofia del passato. Qui si aprirebbe, non sarebbe la solita annosa questione, ma importantissima, ma che non possiamo affrontare qui, no? Di come orientarsi e liberarsi della contrapposizione tra pensiero reazionario, pensiero conservatore e pensiero progressista, no? Sicuramente Poe non è un progressista, no? Ma cascare nella rete del dibattito tra progressisti e conservatori è l'errore peggiore che possiamo fare, no? È al di là di queste distinzioni. Ho amato molto Poe per Filosofia della composizione e per L'uomo della folla. In qualche modo ogni suo testo è l'applicazione delle loro indicazioni teoriche. A leggere tutto Poe si trovano infinite variazioni sul tema. Sono due testi che mi hanno offerto suggerimenti di impareggiabile chiarezza per leggere il rapporto tra società moderna e scrittura come tecnica e non come ispirazione, altro passaggio che meriterebbe, no, ampia diffusione. Noi siamo sommersi, diciamo, da una letteratura sulla poesia che fa capo all'ispirazione, e non a caso poi la poesia viene sollevata per parlare contro la tecnica, quindi insomma è un nodo teorico importante. Semmai la sua è una tecnica dell'ispirazione. Mi hanno aiutato a leggere la differenza che la moderna, questi componimenti, Filosofia della composizione e L'uomo della folla, mi hanno aiutato a leggere la differenza che la modernità interpone tra la sociologia, significato sociale di tutte le forme di rappresentazione, ivi comprese quelle mediatiche, e l'immaginario, inteso come forma di eccitazione insieme a resistenza a quelle stesse forme di rappresentazione, alla loro costruzione, ai loro fini. La tecnica sovrasta scandalosamente i fini e il meccanismo, il sublime, è il meccanismo, il fatto che la tecnica qui, la tecnica della scrittura, sovrasti i fini, scandalosamente i fini, no? Un po' quello che è stato ricordato, mi sale sempre, adesso non ricordo, da Martelli, sì. Fatto di, ricordando Mallarmé, una scrittura che pensa, no? Che ha il proprio film in se stessa, no? Da un lato quindi sovrasta scandalosamente i fini, e questo è il meccanismo del sublime tecnologico, altra, no? Tema su cui abbiamo dedicato moltissime pagine, all'alba tra l'altro dell'innovazione tecnologica, ricordo Costa eccetera e così via. Da un lato l'immaginario depositato e attivato in un testo che predispone al suo interno il proprio contesto sociale, ma alterando nella percezione i valori. Dall'altro lato la sociologia, una cultura e scrittura del testo che tuttavia perde la possibilità di spiegare e quindi imprigionare il senso dei testi che eccedono il senso comune sociologico. Cioè questo gioco, cioè la sociologia fa, parla delle stesse cose che vengono incluse nel testo. Di Poe come di tanti altri, ma contemporaneamente mentre il testo di Poe ne scopre il segreto in qualche modo, tenta di scoprirne il segreto, nella sociologia questo invece entra in difficoltà, entra in difficoltà. Innanzitutto Poe ci è servito a trovare il nucleo genetico dei generi, fantastico, poliziesco, fantascientifico, in senso generale mi pare che tutti questi generi in Poe si siano esercitati nel rifiutare ogni impedimento di natura sapienziale alla necessità di trovare paradigmi iniziali in grado di esprimere le ragioni della morte e del suo silenzio. Cioè, non procedere non secondo paradigmi sapienziali e quindi torcendo in qualche modo, no, la formula del paradigma indiziario che pure gli è stata attribuita, no? Perché come sappiamo alcuni suoi testi sono serviti di base, diciamo, no? A una letteratura dedicata interamente al paradigma indiziario. Hanno scritto molti su questo, lo ha fatto anche una piccola scuola napoletana che mi vicina e cara. Di sorprendente per noi c'è stata, per noi intendo anche appunto chi mi ha accompagnato in quegli anni, di sorprendente per noi c'è stata la facilità con cui L'uomo della folla segnalava l'imprescrutabilità e l'illeggibilità del soggetto.
dei corpi assoggettati dalla società. Dico sorprendente perché questo allineamento della vista e della scrittura in una stessa egemonia dell'occhio era esattamente il punto più innovativo di McLuhan. La sua distinzione tra i linguaggi del sentire da un lato e i linguaggi del vedere dall'altro lato, quello appunto della scrittura e dell'immagine, è la stessa questione che si pone in Poe. Poe guida l'interpretazione di McLuhan, laddove c'è perfetta coniugazione tra alfabeto e immagine, che sarà proprio il dispositivo fondante dell'industria culturale di massa, delle sue sceneggiature, e laddove invece del realismo sociale, al posto del realismo sociale, si manifesta la sua farneticazione. La trasparenza del mondo esterno viene meno e dà luogo al mito, alle forme indistinte, inclusive, proprio perché segrete, del sacro. C'è niente da fare, insomma, no? La letteratura di cui parliamo, riferendoci a Poe, ha a che vedere con il sacro. La letteratura, perché è sempre letteratura anche quello di cui parla la sociologia, ha a che vedere con il religioso. E questa distinzione è insormontabile in qualche modo. La mia vera relazione comincia soltanto qui, ed è destinata a deludervi se vi aspettate variazioni sul tema a proposito di un autore di cui ho scritto e di cui sono tanto debitore. Il pensiero che Poe mi ha trasmesso faceva parte di un progetto critico di natura politica. Mostrare le armi dell'immaginario industriale seriale, produzione e consumo, di cui il pensiero politico delle sinistre storiche capiva poco o niente. Per me, sicuramente, diciamo, non lavorare su quell'immaginario era un discorso in riferimento al pensiero politico. Lo sviluppo dell'immaginario collettivo è andato molto avanti rispetto agli anni dei miei studi mediologici, non altrettanto avanti la sociologia, ma molto più avanti le piattaforme espressive della società moderna. Questo non c'è dubbio. L'oggetto della sociologia è andato molto più avanti della sociologia. Il suo transitare nella società delle reti sconvolge e disaggrega rappresentazioni sociali e rappresentazioni simboliche. Allora scrivevo per dire quanto il sapere ordinario delle nostre istituzioni, il loro sapere strumentale, fosse indietro rispetto all'immaginazione della fiction. Ora continuare a farlo, significherebbe restare impigliati in una battaglia di retroguardia. Ma sarebbe di retroguardia, di certo, non perché la fiction, così vincolata alle forme desideranti del consumo, non si sia sviluppata in forme sempre più sofisticate e sempre più potenti rispetto agli strumenti di interpretazione, di critica e di governo della società, sempre più dissipative dei valori moderni, spinte sempre più all'eccesso. La fiction è andata avanti, sta andando continuamente avanti, ma sarebbe una battaglia di retroguardia occuparsi nello stesso modo, per me almeno, occuparsi di questo nello stesso modo in cui mi è parso giusto, corretto o comunque interessante occuparmene in passato. Il fatto è che si è rarefatto il sistema per il quale aveva un senso, seppure illusorio forse, il tentativo di diventarne un'avanguardia. C'era l'illusione, in qualche modo, scrivendo allora, di quella fiction in rapporto alla politica e al pensiero politico, di diventare o di offrire un piano d'avanguardia, diciamo, no? E poter quindi contrattare sui contenuti. Questo che sto dicendo ha a che vedere con la seconda ragione, mentre invece appunto questa è una... Questo che sto dicendo ha a che vedere con la seconda ragione della mia dismissione dal lavoro critico di allora. Questa ragione sta nel fatto che il luogo in cui mi era dato assolvere a questo ruolo e in cui aveva un senso svolgerlo, l'università, è ormai profondamente mutato. Non aveva nulla a che vedere, ma proprio perché era un oggetto che non aveva niente a che vedere con l'università, aveva senso lavorare all'università di questo. E questo rapporto però con l'università, il contesto, diciamo, l'università è ormai profondamente mutato. Ora la battaglia per capire, fare capire l'industria culturale dentro i recinti della formazione professionale è inutile farla al suo stesso interno, cioè all'interno dell'università. Il sapere strumentale ha vinto interamente a scapito della tradizione intellettuale in cui la formazione era pur sempre ancora inserita. La cultura del saggio è sostanzialmente spurgata dal sistema accademico. L'immaginario dei consumi resta imprigionato nella persona, mentre le professioni non trattano più della persona e quindi della sua vocazione. Il capitale simbolico delle forme dell'immaginario che oggettivamente più ricadono dal sociale non può più riuscire a interessare le professioni. Esse operano nel sociale senza avere più nessuna vocazione a interpretarne il senso. Esse pensano soltanto a garantirne le funzioni. Non vi spaventate se sono così critico nei confronti dell'università, ma io credo che sia giusto dirlo.
è impossibile non ricordarsene ogni qualvolta ci si trova a parlare. Dunque, se vi aspettate l'abruzzese di allora, non posso che deludervi. Al degrado della formazione intellettuale corrisponde il degrado del sapere che ne costituisce la tradizione. A fronte del che fare che la crisi della globalizzazione impone, le teorie del sapere continuano a girare intorno a se stesse. Esse, assolta ormai in un lontano passato la loro funzione di fondamento della società moderna, continuano a intrattenersi sui saperi ritenuti necessari a inquadrare il soggetto moderno e a discutere della sua identità. Lo fanno proprio ora che il punto di massima crisi dei regimi formativi è divenuto la persona. Ora che l'obiettivo urgente da conseguire dovrebbe riguardare come innestare di nuovo un processo formativo fondato sulla vocazione. Tentativo che non può riuscire se non attingendo alla profondità della persona. I criteri di eccellenza imposti agli studi umanistici hanno totalmente perso proprio la capacità di ragionare sulla vocazione. Un umanesimo stremato nel suo fallimento fa da risibile copertura delle scienze, tecnicalità e leggi dell'economia. Nessuno coglie il fatto che le scienze umane sono trasversali ad ogni ruolo. Ogni tecnico, politico, amministratore della società, quando deve decidere sul suo che fare, ricorre ad una cultura umanistica ereditata dalla tradizione. Questa eredità è la ragione del suo attuale fallimento, dell'equivalenza di ogni parte in conflitto, della perdita di reputazione che ne segue. A voler assumere questo mio punto di vista, credo che ogni discorso sulla storia della letteratura e dei suoi autori debba deviare dal suo corso abituale. Non è alla loro ricostruzione critica che si può ancora lavorare secondo gli stili monografici d'uso a tutt'oggi. Trattare di queste opere entrate nel canone dei moderni è stato e rischia di continuare ad essere una forma di culto che gli apparati della cultura, i suoi sacerdoti e amministratori, rivolgono a se stessi, un lusso che ci permettiamo. La gemmazione di metodi che nulla hanno a che vedere con il che fare è un tempo, quello delle lettere, fermo sulle sue passate promesse invece che bloccato di fronte allo spazio della sua catastrofe. Un modo di ridire parole che ormai sono ridotte al loro implicito silenzio e dopo le catastrofe del Novecento abbiamo sempre continuato a dire invece di fare silenzio. Dunque parlerò assai più non di come ridefinire l'autore, in questo caso Poe, ma di come il suo puro e semplice nome ci possa sollecitare appunto assai più che servire ad affrontare e occuparci delle emergenze del presente, lasciarci anche interamente occupare, invadere da esse. Non è necessario, è di una necessità ineludibile che parlo, stabilire come dobbiamo ripensare il passato di Poe alla luce di se stesso, rispettandone il suo contenuto e la sua contestualizzazione storica e sociale, ma stabilire come affrontare direttamente il nostro momento di ultima fine d'epoca. Se affrontiamo noi il nostro momento di ultima fine d'epoca, in qualche modo, come dire, onoriamo, l'esperienza di Poe. Non riandando ai testi di allora, ma al contesto di oggi, un contesto che frana, semmai facendoci sensibili a un rovesciamento di questo genere, ci può aiutare a chiederci come sia potuto accadere che il pensiero di Poe, insieme ad altri del suo ceppo epocale, abbia potuto restare lettera morta, lettera nascosta, l'allusione, per quanto così presente ai nostri occhi. E sia questo sia accaduto nelle istituzioni etiche, estetiche e politiche della nostra società. Le eredità vanno fatte fruttare e non conservate, ricordandoci che un'eredità è comunque il lascito di un morto. Consolate. Poe parla di noi. Noi dobbiamo parlare delle cose ultime che fu capace di suggerire attraverso le cose ultime che abitiamo e sempre più ci stanno abitando. Parlare del castello che crolla mentre tra le sue pareti in rovina i morti non si rassegnano a morire, il desiderio è tanto potente da essere disposto a farsi esso stesso rovina e polvere. A dismettere ogni apparenza per fare coincidere in sé massima astrazione e massimo dominio sono i temi che fanno della digitalizzazione del mondo l'ultimo capitolo della potenza universale del denaro. In tanto spreco o tanta speculazione di memorie neorinascimentali e di retorica sulla bellezza e sulla creatività, parlare invece della bellezza che non salva e non si salva. L'estinzione di un'epoca, anzi più epoche, arrivate già tra 800 e 900 alla loro ultima formula di scongiuro e speranza in un mondo a venire. Quel non più e non ancora che oggi è spezzato nel solo non più, che è appunto quanto si
suona, che è quello che è sussurrato, contro tutte le promesse terrene, divine, di felicità e pacificazione. Dovremmo parlare dei regimi della paura come forme di conoscenza, della fibrillazione di sensi che sempre più segnalano la rilevanza che la carne, penetrando ed essendo penetrata in ogni dove del vivente, assume sui corpi del mondo, la progressiva riduzione della integrità umana in virtù di una connessione, a causa di una connessione tra mondi organici e inorganici, in grado di premere verso una nuova ecologia postumana e non più antropocentrica. Parlare di sovrani e giullari di fronte alla prova del fuoco, della loro potenza e della loro impotenza. Dovremmo dire del disgusto della democrazia per se stessa, colta ora al suo tramonto, invece che alla sua nascita nel cuore della vera unità europea, l'America. Lì nasce, lì viene negata da autori come Poe e come Baudelaire, e quella è l'origine, quella è un'origine comunque in cui già si consuma l'unità europea. Infine, parlare del niente che appare all'orizzonte di ogni viaggio umano per mezzo di vascelli, barconi, alla ricerca di una meta o dell'inganno tragicamente possibile di sopravvivere dentro e fuori bare da morto, il vascello di Gordon Pym. Qui vorrei fermarmi per fare il mio dovere di relatore sul significato e i significati di Edgar Allan Poe, invece di parlare del nulla in cui precipita la fine del capitalismo storico in virtù del suo salto teologico-politico nel mondo algoritmico della finanza, vorrei concludere ripartendo dal niente che infine appare all'orizzonte di Gordon Pym. Volendo di sviluppare questo discorso, no, il finale, uno dei tanti finali, confusissimo il finale del Gordon Pym, no? Ma insomma, in cui prevale questo bianco, cioè prevale questo schermo, in qualche modo può essere direttamente rapportato a quello che sta accadendo nella rarefazione del passaggio dal potere finanziario, dal capitalismo storico al potere finanziario, dalla definizione, no? Dalle figure segnate, definite, dai ruoli segnati del capitalismo storico, a invece all'indistinto, al fantasmatico del potere finanziario. Non questo bianco che appare alla fine del Gordon Pym non è una nube purpurea, ma polvere bianca. Nube purpurea è un riferimento a un celebre romanzo che spacca proprio nel Novecento, che racconta di una fine del mondo, di una distruzione del mondo. No, non è di Poe, andate a vedere. E infine una sorta di questo finale di Gordon Pym, una sorta, questo bianco, questo biancore, è una sorta di sua balena bianca. Qui di questo romanzo, un romanzo che è una vera e propria orgia di inarrestabili avventure a catena, parlo in modo alterato, come se si trattasse di un mio sogno personale. L'eroe di questo romanzo, dall'incerto e enigmatico finale, dal non risolvibile finale, è assai più comico che tragico. Tragico è il viaggio e non più il viaggiatore. Fantasma il mondo e non più il vascello. La narrazione non si conclude, è un manoscritto interrotto, tenta di portare a compimento se stessa, sin dall'inizio senza scopo, se non quello della sua stessa sopravvivenza, sopravvivenza di uno scopo cui infine viene a mancare il mondo da costruire. Dal nero della natura selvaggia e primitiva si giunge al bianco di un animale sconosciuto, di una bestia al di là dell'umano e del vivente, due dimensioni del sacro che la civilizzazione ha sviluppato nei toni bianco e nero del cinema e nelle sfumature di grigio delle alterne sorti della dialettica moderna. Fini dunque che vengono a mancare di mezzi e mezzi che vengono a mancare di fini. Forse questa è la scoperta di Gordon Pym, alias Edgar Allan Poe, l'impossibilità umana e sociale di un'etica, di un'estetica e di una politica. La conclusione la dà Poe stesso, la sostanza bianca e cinerea ci pioveva addosso copiosa. A sud la cortina di vapore si era come per incanto levata sull'orizzonte e cominciava ad assumere una forma più distinta. Non saprei a che cosa paragonarla, se non a una cataratta senza fine che silenziosamente precipita in mare da un immenso e lontano monte del cielo. A sud questo sipario gigantesco chiudeva l'orizzonte in tutta la sua estensione, ma da esso non proveniva alcun suono. Grazie. Grazie.